Inaugurato sabato a Cireale Living Lab, un laboratorio sperimentale permanente per valorizzare e promuovere i beni materiali e immateriali del territorio. Distacco dell'energia elettrica nella sede Avis a Cireale, a rischio la prossima giornata di donazione. Basket, Palavolcan ancora maledetto per la Cireale che perde gara 2 della finale contro Spadafora. Promozione rimandata alla Bella. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, vigili urbani sul sentiero di guerra a Giarre, ma parleremo anche della Nivarata che ha chiuso battenti ieri ad Acireale, richiamando migliaia di visitatori. Un occhio poi alla Guinness dei primati, della Sagra del Cannolo, il cannolo più grande del mondo, realizzato ieri ad Aci Bonaccorsi, e parleremo anche del Festival del Teatro Scolastico Chiedi Scena. Sabato è calato il sipario sulla terza edizione. Questo è altro all'interno del nostro giornale, che andiamo a cominciare con questo primo laboratorio sperimentale inaugurato sabato nella città di Acireale per la valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali. Sentiamo. Cultura e tecnologia si fondono ad Acireale per dare vita ad un living lab all'interno del quale sarà possibile scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico, ma anche storico ed architettonico del territorio acese attraverso la ricerca scientifica, prodotti multimediali e strategie di storytelling. Sabato scorso al Palazzo del Turismo è stato inaugurato Acireale Living Lab, nato e sviluppatosi negli ultimi anni su proposta dell'Associazione Ingegneri Architetti Acesi in partnership con il CNR IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Catania. Consiste in un laboratorio sperimentale, un laboratorio innovativo per la fruizione, la valorizzazione, la promozione culturale per tutti i cittadini, insomma partecipata, e la fruizione turistica del nostro patrimonio culturale, materiale ed immateriale, quindi archeologico, storico, architettonico, paesaggistico per quanto riguarda la componente materiale, ma anche le arti, i mestieri, quindi la produzione artigianale, una serie di le feste religiose, l'enogastronomia per quanto riguarda la componente intangibile immateriale, anche tutto il nostro paesaggio agrario, quindi il nostro paesaggio rurale che è qui rappresentato nell'esposizione permanente attraverso la presenza fortemente connotativa della pietra lavica. Ha previsto ed è stato realizzato anche grazie ad una serie di sinergie, una serie di regali, di sponsorizzazioni gratuite che ci sono state fatte dall'Accademia degli Zelanti, dei Dafrici degli Zelanti, dalla Biblioteca Zelantea, quindi della quale ringrazio la dottoressa Cettina Gravagno, dal fotografo Marcello Trovato, ma anche da tutto un team di specialisti, ingegneri, architetti che comunque ne ha realizzato l'allestimento espositivo. È un'iniziativa che è partita anni fa e sicuramente molto interessante, poi anche per la sua location qua nel palazzo che io chiamo Palazzo del Turismo, il Palazzo della Cultura, quello che volete voi. Pensiamo e speriamo che serva anche come momento attrattivo. Io lo andrò a vedere ora per la prima volta, me l'hanno soltanto descritto e penso che sia una cosa che tutti i cittadini debbano vedere. In una prospettiva, visto e considerato che si è parlato ultimamente del problema della Museo delle uniformi, dei pupi, eccetera. Io penso che una delle ultime iniziative che assumerò sarà quella di ipotizzare alla Regione un, chiamiamolo museo, un centro in cui raccogliere tutte queste cose ed evitare che un domani possano essere disperse. Ci sono tante cose a Carretto Siciliano, a Cireale, questo ha il turismo e allora cerchiamo di preservarlo. Acireale Living Lab è un laboratorio sperimentale permanente che offre nuove modalità di conoscenza ed esplorazione dei beni culturali, molto più
insomma, di un semplice infopoint. E questa è davvero un'occasione straordinaria per la città di Aci Reale, perché si realizza la costituzione di uno spazio sul quale bisogna davvero chiarirne la fisionomia sin da subito, che non è, come normalmente lo si pensa, uno spazio, un infopoint turistico, ma è invece uno spazio in cui finalmente amministrazioni diverse, strutture diverse, che hanno anche finalità diverse, cioè un comune, un'associazione culturale e un istituto di ricerca, nel caso specifico, si incontrano per mettere a sistema un po' quello che, che sono le varie missioni, indipendenti l'una dall'altra. Ma l'obiettivo per raggiungere appunto un obiettivo comune e condiviso a tutti, che è quello cioè di raccontare la storia della città di Aci Reale, in questo caso, che diventa peraltro un punto di snodo straordinario per l'intero contesto acese, no? Aci Reale peraltro la città più importante di tutto il territorio, e per far diventare dunque questo spazio un luogo di aggregazione, un luogo di incontro, un luogo in cui il comune cittadino, il vecchietto che sta qui nella piazza, ma il turista, lo specialista, i ragazzi delle scuole soprattutto, vengano a rendersi conto di come questa storia della propria città possa essere raccontata, divulgata, in qualche maniera conservata per essere tramandata nel futuro. A rischio ad Aci Reale la prossima giornata di donazione del sangue. Incredibile ma vero, la sezione Avis Donatori Sangue di Aci Reale infatti è al buio nonostante il pagamento della bolletta. È da 8 giorni, nonostante le segnalazioni, si va avanti con un gruppo elettrogeno. Volontari della sezione Avis di Aci Reale in ambasce. Come sovente accade, la burocrazia risulta insensibile o comunque poco attenta verso chi opera in maniera gratuita nei confronti del prossimo, con aspetti anche salvavita. Lungaggini in grado di compromettere il sacrificio e la generosità di tante persone per una bolletta di energia elettrica pagata in ritardo, peraltro non dal sodalizio avisino, quando invece dai commissari liquidatori delle terme di Aci Reale, per giunta, a quanto pare, creditori dall'Enel per un ammontare di 900 euro. Ma cosa di fatto è successo nelle parole del vicepresidente dell'Avis, Associazioni Volontari Italiani Sangue, Domenico Scudero? C'era una bolletta non pagata da parte delle terme, che poi è stata successivamente pagata un po' di ritardo, è stato fatto il fax di comunicazione del pagato, l'Enel ha assicurato che entro le 24 ore avrebbe ripristinato l'utenza. E questo è successo il 20 di maggio. Oggi è 28 e ancora nessun tecnico è venuto a ripristinare l'utenza. Oggi forse è l'ultima volta che potremo donare sangue, in quanto dovremmo attivare un contratto e con la burocrazia non prima di un mese si potrà attivare questo contratto. Quindi l'AVS comunale si troverà in grossa difficoltà, come saranno in difficoltà tutti i volontari che quotidianamente vengono a donare il sangue. Un servizio a cui la città di Aci Reale non può demandare. Abbiamo dovuto affittare un gruppo elettrogeno di una potenza abbastanza elevata, con costi che non possiamo affrontare, anche perché il custode che abita nei locali delle terme è intervenuto personalmente con parte del suo stipendio. Purtroppo le risorse sono quelle che sono e a causa di forza maggiore non possiamo più intervenire. Una situazione quindi che appare complessa, coinvolgendo pure la stessa abitazione del custode sita in via delle Terme 32, mettendo inoltre a rischio la prossima giornata di donazione del sangue prevista per domenica prossima, ciò se la situazione non dovesse cambiare. In ogni caso, fin da ora, l'Avis fa appello a tutti i donatori, ritenendo che la solidarietà sia un vessillo da mantenere sempre alto, di fare sentire la loro voce di protesta attraverso una partecipazione massiccia alla eventuale giornata di donazione.
Vigili urbani sul sentiero di guerra a Giarre. Ieri infatti sono state recapitate al sindaco e al segretario generale del comune una diffida dell'ufficio legale della UIL e due distinte note del segretario territoriale della UIL. Nella diffida viene chiesta la sospensione immediata delle procedure volte al recupero delle somme erogate ai dipendenti a titolo di indennità di miglioramento, somme richieste, come si ricorderà, in seguito ad un parere della Corte dei Conti che ha ravvisato una ipotesi di danno erariale. L'avvertimento in caso di mancato riscontro è quello che si ricorrerà alle vie giudiziarie competenti per tutelare i diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda invece le comunicazioni sindacali, rimarcata la rimostranza degli agenti aderenti a UIL in merito alla UIL in merito all'organizzazione del lavoro straordinario all'interno del servizio di polizia locale. Nella seconda nota infine si accusa l'amministrazione Danna di non aver provveduto a pianificare un adeguato criterio di assegnazione e ripartizione delle ore di straordinario, confermata l'indisponibilità degli agenti a protrarre l'attività lavorativa oltre l'ordinario orario di servizio, ovvero entro le 22, non oltre. Ci fermiamo adesso, spazio alla pubblicità, a tra poco. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. AM Luce, accende la tua voglia di illuminare arredando. Vienici a trovare. Ti suggeriremo eleganti linee di illuminotecnica per qualsiasi ambiente, con tecnologia a LED dei migliori design. Guzzini, Bilux, Playlet, Ideallux, Pan. AM Luce, materiale elettrico e per l'illuminazione di interni ed esterni dalle migliori firme come Ticino, Vimar, Ave, Jevis. Materiali per impianti di videosorveglianza, citofonia, videocitofonia, automazione Nice di cancelli, serrande, basculanti. AM Luce di Maurizio Arcidiacono. Nuovo showroom in via Veneto 3436 a Cireale. Da una grande esperienza, una nuovissima apertura per la tua luce. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, Aci Catena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! Ai magazzini del risparmio abbiamo scelto la qualità specializzandoci sull'abbigliamento uomo con linee cerimonia, casual o giornaliero. Controlla le firme Facis, Ingram, Rodrigo, Cassera, Alan Davis, Milestone. Naturalmente senza tralasciare i reparti donna, neonato e l'intimo Ragno, Lovable, Fila, Trussardi. E aggiungendo uno store per la casa e corredi con il meglio da Zucchi, Caleffi, Trussardi, Cavalli. Magazzini del risparmio di Scalia Musmarra dal 1890 veste le generazioni in Piazza Duomo dal 22 al 27 di fronte la cattedrale a Cireale. Opel Carla Rocks, il mini SUV da città. Opel Carla Rocks a riposto da Gida Auto Point presso centro commerciale Conforama. Guarda amore, il mini SUV da città Opel Carla Rocks. Questa voglio. Amore,
Ti piace la nostra nuova macchina? Mamma, è bellissima la nostra Opel Karler Rocks! Gidauto, concessionaria Opel a Catania, in via Brancati 2545 e a riposto Gidauto Point, presso centro commerciale Conforama. Atto finale lo scorso sabato ad Acireale della terza edizione del Festival del Teatro Scolastico. Chi è di scena? Sabato scorso è calato il sipario sulla terza edizione del Festival del Teatro Scolastico Chi è di scena, organizzato dal Comune di Acireale. Una manifestazione che quest'anno non ha espresso graduatorie, ma solo riconoscimenti e menzioni speciali per studenti e scuole partecipanti. Il comitato di valutazione, composto da scrittori teatrali, registi, giornalisti e scrittori, ha infatti assegnato, con la conduzione del giornalista Antonio Garozzo e della coreografa Lorena Amico, numerose menzioni alle scuole partecipanti. L'istituto comprensivo Vigo Fuccio Michele Laspina di Acireale, partecipante con due opere, e quattro scuole superiori, il Galileo Ferraris e il liceo Regina Elena di Acireale, il liceo artistico Basile di Messina, il CPA, Centro per l'istruzione degli adulti Catania 2, che ha registrato la partecipazione di studenti delle sedi di Acireale, Giarre e Adrano. La rassegna, iniziata il 14 maggio scorso, ha fatto registrare segnali di crescita, anzitutto per la messa in scena, che ha mostrato di essere stata curata con più passione. L'azione del gruppo si è manifestata a livelli più alti e soprattutto l'impegno e l'espressività dei singoli attori si sono affinati e arricchiti di capacità personali, coinvolgendo ancora di più l'attenzione degli spettatori. Un festival quest'anno realizzato dal Comune a costo zero dopo l'anticipata fine della legislatura, sotto la guida attenta e costante della dottoressa Carmela Borzì, sociologo, responsabile del servizio diritto allo studio, e alla dirigente dell'area amministrativa e caposettore pubblica istruzione Alfio Licerdello. Il festival ha dunque registrato un fattivo contributo di collaborazione da parte del comitato di valutazione, del gruppo di tecnici formato da alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris, accompagnati dal professore Francesco Cagni. Ospiti graditi l'attrice Emanuele Ventura e il regista Salvo Piro. Numerosi volumi consegnati ai partecipanti al festival, offerti dal Credito Siciliano, rappresentato dal direttore di agenzia Alessandro Patti e dagli scrittori Maria Cristina Torrisi e Antonio Trovato. L'anima del festival, Carmela Borzì, ha dunque ringraziato tutti, rimarcando la novità di quest'anno, e cioè che nelle serate conclusive delle rappresentazioni, a conclusione di ogni spettacolo, gli attori si sono confrontati col pubblico presente. Sono nate delle considerazioni e dei rilievi che hanno creato nuove emozioni. Il dialogo è stato intenso e partecipato ed è notevolmente cresciuto l'interesse per il teatro e la sua valenza positiva nell'ambito della scuola. Ha chiuso battenti ieri ad Acireale la Nivarata, il Festival Internazionale della Granita Siciliana, che ha richiamato in città tanti visitatori siciliani e non, che hanno, come dire, attraversato il percorso di degustazioni assaggiando le 15 granite in concorso, dall'allorina alla cassata sbagliata, dal rosso mandarino ai pomodori deliziosi per il mattino dal Giappone e ancora dal picnic on Brighton Beach al limone profumato allo zenzero. A chiusura la cerimonia di premiazione della granita dell'anno nell'edizione di domani del nostro giornale Maggiori Particolari su questo evento che, dicevamo, ha richiamato in città migliaia e migliaia di visitatori. Da Acireale a Aci Bonaccorsi, dove contemporaneamente al Festival Internazionale della Granita Siciliana si è svolta la sagra del cannolo siciliano con la realizzazione del più grande cannolo che si ricordi. Entra infatti nel Guinness dei primati, vediamo. World record con il cannolo più grande del mondo, con una lunghezza di 7,69 metri, una larghezza di 25 centimetri e un peso di 135,7 kg. Vi chiedo un grosso applauso. World record.
Grande festa in piazza ieri ad Aci Bonaccorsi dove, come anticipato nell'ambito della Sagra del Cannolo di Sicilia, è stato realizzato un super cannolo da record farcito con ricotta. All'opera numerosi pasticceri qualificati, sotto l'occhio curioso di pubblico numeroso. Aci Bonaccorsi dunque sul tetto del mondo, avendo raggiunto l'obiettivo ratificato da una giuria specializzata con il Guinness World Records 2018. L'evento è stato realizzato nella centralissima piazza della regione grazie alla Fratres di Aci Bonaccorsi e all'associazione Stella dei Venti. Siamo felici, commentano gli organizzatori Mario Nicotra e la Fratres e Federico Sapienza per l'associazione Stella dei Venti, di aver battuto il vecchio record iscrivendo Aci Bonaccorsi nel Guinness dei primati. L'evento ha richiesto un grande impegno organizzativo, ma il grande riscontro di pubblico ci gratifica del lavoro svolto. Parliamo d'altro. L'Azione Cattolica del Comune di Santa Venerina organizza per stasera alle ore 20 presso il Teatro di Princessa un confronto aperto a tutta la cittadinanza tra i candidati alla carica di primo cittadino del Comune di Santa Venerina. L'incontro nasce dal desiderio di conoscere più da vicino chi servirà il Paese per i prossimi 5 anni e dalla voglia di sentire la loro opinione su alcuni dei temi forti che chiedono attenzione e risposte autentiche. La politica è un'arte difficile, chi la pratica deve essere un uomo di genio, una persona di fantasia, arte cioè programma, progetto, apprendimento, tirocinio, studio, il richiamo è ad una frase di Don Tonino Bello da parte appunto dell'Azione Cattolica e quindi candidati a sindaco a confronto stasera Massimo Fresta, Salvatore Greco, Giuseppe Marano, Walter Siragusa e Alfio Trovato. Sempre questa sera alle 18.30 su iniziativa dell'Associazione Culturale San Domenico ad Acireale, guidata dal professor Ignazio Cannavò, si terrà una conferenza sull'opera dei pupi e la vita del cavaliere Emanuele Macri, con la partecipazione del maestro Salvo Mangano e dello studioso di tradizioni popolari Biagio Fichera. Ci fermiamo adesso, terza parte dopo la pubblicità dedicata allo sport. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. Prenota un check-up sicurezza con soli 19,90 euro. Ne otterrai 10 gratuiti. Da Intimamente Casa. È primavera. Biancheria, idee arredo, pigiameria, corredi, intimo. Da marche come Gabel, Caleffi, dal colorato mondo Disney. In esclusiva la collezione Borbonese Casa. Intimamente Casa. Biancheria di qualità rigorosamente made in Italy e tutto per la sposa. Siamo ad Acireale in via Paolo Basta 24, di fronte alla posta centrale. Nuove collezioni di trapuntine, lenzuola, copriletti, asciugamani, tovaglie e tanto altro per la vostra casa. Seguiteci su Facebook. È arrivata, l'insolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da reità. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. La palestra! Alla Space Fitness, prima ti abboni, meno ti costa! Approfitta! Non dire poi vado domani, fallo subito! E scopri come puoi risparmiare sul tuo abbonamento annuale, oltre 100 euro! Space Fitness Gym & Dance, ora è ancora più bella, con molti nuovi spazi in più per le tue attività e il tuo relax! Sale attive, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23, il sabato dalle 9 alle 18.30. Corsi di aeropump, fit step, jump, spinning, spin bike, sandà! Pilates, spider up, walking,
walking, striding, football. Space Fitness, via Kennedy 49 a Cireale. Per info 095 836 37 51. Iscriviti e ti metti in forma. Forza Cireale! La Cireale ha bisogno di aiuto, ha bisogno di te. È scattata l'operazione Noi Siamo a Cireale, un progetto che mira alla salvezza della principale squadra cittadina dopo il brillante piazzamento centrato nel campionato di Serie D. Adesso è venuto il momento di rilanciare i colori granata, la cui continuità è stata posta a serio rischio. E per riuscire in tal senso occorre l'apporto della città, non solo dei tifosi, perché la squadra di calcio è patrimonio e simbolo di Acireale, oltre che del suo Interland. Partecipa all'iniziativa sottoscrivendo una delle opzioni previste entro il prossimo 20 giugno. Adesioni nella sede dello Stadio Tupparello ogni pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Parliamo di basket, in apertura di terza parte, Pala Volcan purtroppo ancora maledetto per Aci Basket, vediamo. La storia si ripete, l'incubo bianco-nero di nuova realtà. Il basket Acireale fallisce il suo secondo appuntamento con la Serie C Silver, cedendo gara 2 della finale playoff di riserva a Spadafora e rinviando il discorso promozione a gara 3 in programma domenica prossima in campo neutro. Maledetto fattore campo, ancora una volta, proprio come contro Adrano due settimane addietro, l'Acireale non approfitta della spinta del pubblico del Palavolcan, numeroso ieri come ormai di moda nell'ultimo periodo. Eppure per metà partita sono proprio i Diavoli Granata a condurre il punteggio. 25 è l'uomo in più, Antronaco dall'alto dei suoi 39 anni rispolvera tutta la sua classe e piazza un 5 su 6 da 3 punti che, unito ai soliti canestri di Budris, permette alla Cireale di andare all'intervallo lungo sopra i 2, 44-42. La serata promette bene, poi però qualcosa si inceppa. Spadafora alza la difesa e domina nei rimbalzi. Sofia, Barbera e Mobilia salgono in cattedra e la Cireale perde certezze e canestri, oltre che ritmo e fiducia. Lo spauracchio Adrano torna a svolazzare nella mente di Patanè e compagni, che arrivano all'ultimo quarto sotto di due punti, 62-64. Poi sono due triple consecutive di Spadafora a spezzare le gambe agli acesi, che si innervosiscono e non riescono più a recuperare terreno, cedendo alla fine gara 2 con il punteggio di 74-82. Tutto rinviato dunque a gara 3, che si disputerà in campo neutro domenica prossima, 3 giugno, e sarà il terzo match point per la Cireale, stavolta veramente l'ultimo. Secondo me la cosa che ci è mancata è l'atteggiamento, non abbiamo avuto per niente l'atteggiamento giusto e abbiamo affrontato questa partita nella maniera più sbagliata. A tratti è sembrato quasi che aspettassimo il fischio come se avessimo già vinto senza giocarla, e queste sono cose che alla lunga poi le paghi a fine partita, e così è stato. Ti lascio la mano in bocca, perché stranamente è una cosa che non succede mai nel mondo del basket. Hai la possibilità 15 giorni dopo, con la stessa posta in palio, di venirti a giocare di nuovo in casa col tuo pubblico, il palazzetto pieno, la promozione. Hai già perso due settimane fa in una maniera rocambolesca, quindi dovresti avere veramente fame di sfruttare questa possibilità, e così non è stato. Però ora dobbiamo essere bravi da martedì a lasciarci tutto alle spalle, a ricominciare soprattutto con la testa, perché poi è quello che è ad affrontare questa partita in campo neutro, sapendo che abbiamo le possibilità per andare a vincere e che ancora questo sogno che si chiama Serie C è a portata di mano. Ma la cosa che servirà, secondo me, sarà un bel bagno di umiltà, che già abbiamo avuto. Evidentemente non possiamo festeggiare al Pala Volcan, loro sono venuti, era per loro una gara da dentro fuori, chiaramente, no? Quindi sono stati più concentrati e più reattivi di noi. E noi abbiamo fatto la più brutta partita in questi playoff e abbiamo pagato alla fine questo nostro atteggiamento.
Quindi niente, dobbiamo recuperare un attimino. Adesso siamo 1-1, c'è l'ultima partita che è la bella ed è senza appello, per cui speriamo di tornare ad essere concentrati e esprimere quel gioco che fino adesso ci ha contraddistinto. Dal basket al calcio di Serie D, Exploit Igea Virtus, ercolanese domata a domicilio. I messinesi ieri si sono imposti con un secco e perentorio 3-0 in terra campana nella finale playoff di girone che spalanca le porte della fase nazionale degli spareggi per accedere alla Serie C. Gol tutti nella ripresa, al 51esimo Ferrante apre le marcature con una bella incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poi si scatena, come già successo a Troina, la furia dell'ucraino Kosovan. Prima al 63esimo punisce ancora l'ercolanese con un preciso tiro dal limite, poi al 78esimo chiude il match con la specialità di casa, il calcio di punizione a giro. Un'Igea Virtus dunque straripante che dopo il 3-1 rifilato a domicilio la scorsa domenica al Troina ha riservato lo stesso trattamento anche ai Granata di Ercolano. Igea Virtus dunque avanti, ercolanese eliminata. Igea Virtus che accede così alla fase finale. Box ad Acireale, 12 entusiasmanti sfide hanno onorato la figura di uno degli storici dirigenti della Acireale Box. Il Memorial Nunzio Brischetto, ottava edizione, ha regalato 3 ore di pugilato siciliano di ottima qualità sul ring allestito allo stadio Vecchio Comunale dalla società organizzatrice della manifestazione, appunto la Acireale Box, in gara con alcuni suoi allievi alla prima esperienza sul ring. Nella foto vediamo anche un momento del match tra Battiato e Roncisvalle. L'evento è stato il primo di 2 appuntamenti proposti dal club della famiglia Curcuruto. Il 7 luglio si replica, stavolta al Rione San Cosmo, per il trofeo nazionale Chiosco Sole Luna. Un appuntamento per domani alle 12 nella sala giunta del Palazzo di Città di Aci Catena. Il sindaco Nello Oliveri riceverà la 17enne Nicole Corsaro, tesserata per il team Trinacria Ritmo Adelante. La Corsaro ha vinto un campionato italiano nella sua specialità. Sarà ricevuta l'atleta dal sindaco e riceverà appunto un gradito riconoscimento. Andiamo a chiudere adesso, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili comprese tra 20 e 26 gradi, venti deboli, mare calmo. TG Reporter si conclude qui, prossimo appuntamento domani alle 13:40, arrivederci. We'll be right back.